Nessun finanziamento pubblico per questo Festival Crotone, ma la città cosa si deve aspettare da questa organizzazione in questo parco? Allora, innanzitutto noi abbiamo voluto organizzare una settimana di piccoli eventi nel vecchio Parco delle Rose, oggi Parco Scaramuzza, perché è un parco storico della nostra città centrale, che fino ad oggi ha svolto egregiamente la sua funzione, e però noi volevamo anche trasformarlo in un luogo dove fare socialità, incontrarsi, cultura. Quest'anno proporremo insieme al CINALCI del professor Laino una mini rassegna cinematografica di 3 film con un omaggio ad Anna Magnani, perché ricorrono i 50 anni dalla morte, quindi una rassegna curata dal CINALCI, una presentazione di una serie di libri e anche film per bambini. Questo è un parco sostanzialmente dedicato alle famiglie e ai bambini, quindi era necessario anche pensare e dedicare una serata totalmente a loro. Presenteremo alcuni libri importanti di Andrea Palladino su Belloni Segreta, presenteremo il libro sulla sanità di Santo Gioffrè, un libro di poesie di Marco Mendola, che è un poeta lamitino, un ragazzo ovviamente molto bravo, e presenteremo anche un libro che ci riguarda direttamente, scritto da un giornalista crotonese che è Antonio Anastasi, Mani di Gomma, riferito ovviamente al boss Nicolino Grande Aracri. Quindi ritorna a vivere il Parco Scaramuzza, già Parco delle Rose, e quest'estate con il Festival Crotone, con un calendario ricco di eventi culturali. Sì, siamo contenti che il Parco delle Rose viene rilanciato con queste iniziative culturali e sociali, quindi siamo lieti di ospitarvi in questi giorni, di collaborare con l'ARCI nel programma che ci vedrà impegnati dal 2 all'8 agosto, quindi vi aspettiamo numerosi per realizzare questa collaborazione e questo programma a favore dei cittadini. Da quando è riaperta questa struttura come sta andando? La vivacità dei bambini è ben nota? Beh, sicuramente il Parco delle Rose, per la sua posizione e per la sua storia dell'ultimo ventennio di gestione, parla un pochino da sé, quindi è stata molto accolta in maniera favorevole la riapertura, con molto interesse dei cittadini a rifrequentare il parco e gli spazi aperti. Oggi vogliamo rilanciare questo parco, ristrutturato da poco, e che è un luogo che può diventare vivibile al di là della dimensione dei bambini, un parco vissuto dalle persone e non solo da una categoria di persone. Il cinema risplenderà di sera in questo angolo centrale di questa bella città Crotone. Allora, quest'anno che avevamo deciso di riposarci, è arrivata l'ARCI con questo invito, che io ringrazio naturalmente, e la morale è che non c'è scampo. Faremo 3 film, uno dietro l'altro, per 3 sere, mi pare il 5, il 6, il 7, una cosa del genere, e quindi saremo più brevi nel senso non dovremo aspettare mesi. Con un pubblico che non si fa mai attendere quando si tratta di cinema d'estate. E infatti sto dando appuntamento per il coso. Per lo spettacolo di Borrelli, e vanno cercando il cinema è ipnotico, il cinema piace, non si sa fino a quando, ma comunque.